Marcello Veneziani, giornalista, scrittore, ci sono affinità e diversità tra Movimento 5 Stelle e Lega? Ma ci sono affinità nel senso dell'antieuropeismo, cioè sono affini perché hanno elettorati e anche eletti che sono contro, diciamo, i potentati interni di europei. Al di là di questo tema i loro populismi sono opposti. Uno ha una carica pauperistica e dice, come dire, più reddito di cittadinanza e meno alti redditi, l'altro dice meno immigrati, meno tasse, quindi ha una caratterizzazione completamente diversa. Punti di contatto invece ci possono essere tra gli elettori del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico? Ma anche qui la molla che li può unire è soltanto un anti. Possono essere anti-berlusconiani entrambi, anti-destra entrambi, ma non hanno poi molle positive. Movimento 5 Stelle con Forza Italia. Ma l'unico tema è l'antipolitica, che può riguardare in realtà soltanto il leader Berlusconi e appunto il Movimento 5 Stelle, non Forza Italia, che è un partito ormai con tutte le strutture e le debolezze di un partito. Quindi credo che sia davvero un legame molto labile. C'è chi preme invece per un governo molto ampio, quindi tutti dentro. Questa è un'idea suggestiva, ma alla fine non si fa, perché c'è sempre un furbo, che poi ne diventano due, poi tre, che si sottrae perché vuole incassare il dissenso rispetto a questi governi. Io penso che alla fine l'unico partito su cui contano tutti è il partito dei trasformisti. Allora magari anche il tradimento, il trasformismo verrà accettato come una necessità superiore. Quindi è soltanto sull'infedeltà che può appoggiare un governo prossimo venturo.